mia prima giornata di lavoro è stato alla nave Elga che sbarcava a Ferraccio. Sono rottami di tutto quello che può essere dai camion, carri armati, vagoni ferroviari, tutto quello che è messo in una nave. Io sono andato a lavorare con le sayonara, con le ciabattine, che poi qualcuno mi ha prestato un paio di scarpe, se no era impossibile lavorare. Il nero fumo era una polvere nera che si usava per fare i pneumatici che andavano alla Michelin Pirelli. Te ti devi presentare in una stiva, non so se c'hai presente cos'è una stiva, è diciamo che un pozzo dove c'è questi sacchetti che noi dovevamo prendere e mettere su di piatti di metallo impilati che poi sarebbero andati a terra e a terra avrebbero fatto il lavoro di scarico. Quindi tu pensa che questi piatti di metallo strisciano su questi sacchetti si rompono. C'era un continuo, una nuvola nera, ma non era solo una nuvola nera che ti sporcava, che ti faceva diventare nero come un nero. Finisco di lavorare alle 10 di sera, vado a fare la doccia, sono lì sotto la doccia, insaponato, no? Che mi sto sapendo. Arriva un socio e mi dice a me, dice, guarda che devi uscire perché io sono socio, devo fare la doccia prima di te. Io ho detto, questo qua scherza. Dice, no, qui no. Allora io, insomma, non ero tanto un ragazzino, tanto ero bravo, ma non ero proprio tanto bravo. Gli dico, no, guarda, io prima finisco la doccia e poi semmai vieni te. Se no, buttami fuori se ce la fai. E allora a questi punti ha capito che non me ne sarei andato, ma il dramma è che questo signore si era permesso di dirmi di andare fuori tutto bagnato, mezzo sporco, cosa, perché lui era socio e aveva diritto prima di me di fare la doccia. Questa era la mentalità dove noi siamo cresciuti, che poi abbiamo avuto la forza di cambiare, cioè dando il diritto a tutti. Io al porto ci sono andato a lavorare sempre fischiandomi e mi sono sempre divertito e andando a lavorare, eccetera, perché la forza del portuale alle 8 del mattino, a differenza di uno stabilimento, lì ci si trovava tutti quanti, 700 che eravamo, 350 da una parte, ognuno poi ci si raccontava le cose e poi si andava a lavorare. A parte l'avventiziato, che la squadra era sempre la stessa perché lì il lavoro era obbligatorio, quindi io la vita l'ho vissuta più da avventizio che diciamo da socio, gli amici me li sono fatti, che eravamo sempre gli stessi. Ed era anche, ma sono, ti posso raccontare degli episodi, non lo so come se mi venga in mente. Quello che vendeva le angurie allo stadio di Savona, che non parlava neanche italiano, che era nato a Buenos Aires, però era cittadino italiano, no? Terrone, che non parlava neanche italiano. Quando arrivavano gli asini, che sbarcavamo pure gli asini, lui era un incaricato di fare camminare gli asini, perché non lo so che in dialetto gli parlava, ma gli asini e sbarcavano dalla nave, non si sa, perché noi sbarcavamo anche carne viva dall'Argentina, vacche, ma questo forse nessuno lo sa, ma si sbarcava anche la carne viva, vacche, ma gli episodi che mi colpivano di più erano questi asinetti che quando arrivavano dalla Sardegna, o da questa persona che si chiamava Cavallaro Fredo. Cavallaro Alfredo, e che parlava questi somari che si mettevano in fila e sbarcavano da questa nave.